Benvenuti o bentornati su Fantapolen. Vi vado ora a dare i miei consigli per questa giornata al Fantacalcio, per la quarta giornata. Quindi i giocatori, i top di giornata, le possibili scommesse, i giocatori intriganti, le trappole, i rischi, quelli da evitare, insomma, tutti i vari consigli ve li farò partita per partita in ordine cronologico. In questo video darò i consigli sulle prime 5 partite e poi farò la seconda parte con le altre 5. Quindi iniziamo con la partita che aprirà la quarta giornata, che è Sassuolo-Torino, che verrà giocata di venerdì sera alle 20:45, venerdì 17, bello. Allora, Sassuolo-Torino, io vedo leggermente favorito il Sassuolo, ma penso sia una partita abbastanza aperta, quindi ci potrebbero essere anche 3-4 gol in questa partita, distribuiti, non lo so, non ve lo so dire, però secondo me dei bonus potrebbero arrivare. Come ho detto, vedo favorito il Sassuolo, quindi saranno di più i giocatori del Sassuolo schierabili secondo me in questa partita. Si può tornare a schierare i giocatori difensivi, quindi il portiere secondo me è di media fascia in questa giornata. Consigli potrebbe fare un paio di parate, prendere un gol, però si può mettere. Ferrari secondo me torna a essere il difensore da 6,5, per chi gioca con il modificatore è una validissima scelta. Attenzione agli esterni, Rogerio, Tolian, dovessero giocare Muldoro, Kyriakopoulos, non credo. Li vedo un pochino più in difficoltà perché il Torino sugli esterni è forte, quindi il rischio che incappino in insufficienza c'è. A centrocampo Frattesi e Maxim Lopez sono giocatori da voto, da 6,5, difficilmente da bonus, quindi considerate questa cosa se volete metterli, io li vedo così. Berardi per me è un top di giornata. È un top di giornata perché è al ritorno in casa dopo l'Europeo, dopo le vicissitudini di mercato. Ha fatto una bella partita a Roma, condita con l'assist. Per me può arrivare tranquillamente al gol, sia perché è rigorista indiscusso, non c'è più Caputo, non c'è più De Zerbi che fa i tiratori a rotazione, e perché comunque è marcato da Riccardo Rodriguez, quindi dovrebbe avere vita facile lì sull'esterno. Quindi Berardi per me è un top di giornata, anche un primo slot. Bogà è un giocatore molto interessante perché sta giocando bene, gli manca il guizzo del gol o dell'assist, potrebbe arrivare in questa partita, quindi Bogà secondo me si può schierare. Ci andrei invece molto più cauto con i due centravanti, con Raspadori e Scamacca, sia perché faranno staffetta, probabilmente faranno un tempo per uno, sia perché Bremer è veramente un osso duro, in marcatura è veramente tosto e vedo in difficoltà entrambi, sia Raspadori che Scamacca, nel giocare contro il buon Bremer, quindi loro due li eviterei. Juricic e Croce e Delizia come al solito, o vi porta al 5 o vi porta al bonus, non è che c'ha via di mezzo. Venendo da due gol e un assist nelle prime 3 partite, è presumibile anche da schierarlo, insomma, è un giocatore che è in forma, quindi si può mettere. Attenzione dalla panchina a Traoré, che col Verona è entrato, ha fatto gol, con la Roma è entrato, ha preso il palo. È un giocatore che sta a spaccare la partita entrando nel secondo tempo. Quindi Traoré, se lo avete, potrebbe essere un bel jolly di giornata. Torino, evitate assolutamente il portiere, evitate Rodriguez, Buongiorno, Zima, insomma, questi difensori qua che dovranno affrontare Berardi e Bogà sono veramente ad alto rischio. Bremer invece secondo me si può mettere perché è un giocatore che non sfigura mai anche quando la sua squadra perde, quindi soprattutto se giocate con il modificatore Bremer si può mettere, poi è un saltatore importante, può fare gol sul calcio piazzato, insomma Bremer è da mettere. Così come sono da mettere secondo me i due esterni, Singo e Ansaldi. Secondo me è meglio Singo in questa giornata rispetto ad Ansaldi, però sono comunque due giocatori validissimi. Per quanto riguarda invece il centrocampo e l'attacco del Torino, secondo me sono tutte scelte molto emergenziali, perché Lukic, Mandragora, Wright, Povega, Linetti, non si sa chi gioca. Poi c'è Piazza, Brecalo, Sanabria, non si sa chi gioca titolare, chi parte dalla panchina, chi subentra, non si sa. E quindi per me sono rischiosi. Se ve ne devo dire un paio, meglio di altri, Mandragora secondo me è l'unico sicuro del posto, quindi si può mettere. Praet l'ho visto abbastanza bene. Gli altri io eviterei. Io sinceramente eviterei gli altri giocatori. Comunque, essendo la partita con cui si apre la giornata, vedrete le formazioni ufficiali e potrete basarvi su quelle. Seconda partita, quella del sabato delle 3, Genoa-Fiorentina. Anche in questo caso prevedo una partita abbastanza aperta con dei gol. Vedo leggermente favorita la Fiorentina, come di là vedevo leggermente favorito il Sassuolo, quindi
E secondo me sono più schierabili i giocatori della Fiorentina rispetto a quelli del Genoa. Partiamo però dalla squadra di casa, dove secondo me si può mettere Criscito, perché su quella fascia la Fiorentina attacca meno, è più una fascia di tattica, di utilità tattica, con Cagliacone e Bonaventura, quindi Criscito dovrebbe essere meno stressato rispetto a Maximovic, Biraschi e Van Oysden. In più è rigorista, quindi secondo me Criscito è schierabile. Eviterei invece gli altri difensori centrali perché Vlahovic è una forza della natura e perché la fascia sinistra della Fiorentina attacca molto, quindi c'è il rischio che facciano brutte figure. Fares e Cambiaso vengono da una super prestazione a Cagliari, uno con due gol, uno con due assist. Secondo me è meglio Cambiaso di Fares in questa partita, però ci sono scelte migliori, per come la vedo io. A centrocampo l'unico che secondo me si può provare a schierare è Rovella, perché Rovella ha il piede per poter trovare un assist. Se dovesse giocare Badel, classico giocatore da 6 e mezzo, gli altri li eviterei, sinceramente. Davanti destro si può mettere, perché può trovare il gol, è il giocatore che ha più fiuto di questa squadra, quindi destro secondo me si può mettere, ma anche Pandev, se lo avete, può essere un terzo slot, se non avete un attacco stellare. Pandev in questa partita è schierabile. Andiamo alla Fiorentina, attenzione ai portieri perché non si sa se giocherà Dragoschi o giocherà Terracciano, quindi c'è il dubbio sul portiere. Nella difesa è un top di giornata Milenkovic perché come Bremer non sfigura mai ed è un saltatore, quindi si può mettere. Si possono mettere anche entrambi i terzini, Odriozola e Biraghi secondo me sono entrambi schierabili, mentre invece eviterei Igor e Nastasic, perché secondo me giocherà Martinez quarta, che è schierabile, secondo me. A centrocampo della Fiorentina, secondo me, non è da schierare nessuno. Lo dico proprio tranquillamente perché non so e non ho la più pallida idea di chi possa giocare. Sono in otto per tre maglie, perché c'è Castrovilli, Malè, Amrabat, Duncan, Bonaventura, addirittura c'è il rischio che giochi Benassi titolare, e come mediani ci sono Torreira e Pulgar, che non è che uno è avanti all'altro, cioè. Italiano schiera quelli che lo hanno convinto di più negli allenamenti della settimana, quindi non si sa chi può giocare. Quindi io i centrocampisti fiorentini li eviterei tutti perché rischiate di beccare quello che poi gioca 20 minuti e prende il seino, per come la vedo io. Davanti è un super top di giornata Vlahovic e Nico Gonzalez, così come Boga, no? È un giocatore che vi può portare il guizzo vincente, quindi vi può portare il gol, l'assist, la bella prestazione da 7, insomma, Nico Gonzalez si può mettere. Eviterei invece Callejon e Sottil, che non li vedo giocatori da fantacalcio, nonostante siano listati centrocampisti, no, non li vedo da fantacalcio almeno per il momento, poi magari andranno a crescere durante la stagione. Andiamo alla terza partita, che è Inter-Bologna, in questo caso i favori del pronostico vanno tutti dalla parte della squadra di Simone Inzaghi. E quindi il blocco dell'Inter è da promuovere quasi in toto. Ecco, Handanovic secondo me può non prendere gol, però vi prende il 6. Non l'ho visto benissimo Handanovic, cioè nel senso non è acceso, para o no. Il blocco dei difensori si può mettere in toto, Bastoni, De Vrij, Skriniar e Di Marco che potrebbe giocare al posto di Perisic, cioè sono da mettere assolutamente. Così come si può sperare che Dumfries parta titolare, e se Dumfries gioca titolare è un giocatore importante anche in ottica bonus per essere un difensore. A centrocampo Barella è assolutamente da ammettere, Brozovic secondo me si può schierare, Calhanoglu attenzione perché ovviamente se avete Calhanoglu al fantacalcio dice ma come l'ho pagato un sacco, gioco in casa col Bologna, che fa, lo tengo fuori. Non l'ho visto in grande forma, poi ha un piede tale per cui può trovare il gol da qualsiasi posizione in qualsiasi momento, però non l'ho visto in gran salute in questo inizio di campionato, quindi si può tenere fuori, ci vuole coraggio, ma si può tenere fuori Calhanoglu. Invece Vidal, quando viene messo dalla panchina, entra sempre bene, quindi se ce l'avete un Vidal messo lì con riserva, secondo me ci può stare. Lautaro Martinez è assolutamente un top di giornata, ma sono validissime alternative anche Correa e Dzeko. Ovviamente non è che segnano tutti nell'Inter, magari l'Inter vince 2-0, non è che segna e fanno gol Bastoni sul calcio d'angolo e Lautaro e gli altri non fanno niente, però
si possono mettere sostanzialmente tutti. Nel Bologna, di conseguenza, sono da evitare praticamente tutti. Gli unici due che secondo me possono portare a casa una sufficienza, una buona prestazione, sono Dominguez e Soriano. Perché il portiere magari para tanto, ma può prendere anche due o tre gol. I difensori sono da evitare tutti. Orsolini e Barro sono in uno stato veramente pietoso, quindi sono da evitare. Arnautovic rischia di essere ingabbiato dalla difesa centrale dell'Inter, quindi io vedo veramente difficile trovare dei giocatori schierabili nel Bologna, almeno questo è il mio pensiero. Salernitana-Atalanta, che è la quarta partita, se possibile è ancora peggio, cioè perché io della Salernitana veramente non vedo nessuno schierarlo, proprio nessuno. L'Atalanta in Serie A non è che abbia fatto questo grande inizio di campionato, a Torino ha vinto ma ha sofferto tantissimo col Bologna. Non è riuscita a trovare nemmeno la via del gol, con la Fiorentina ha perso, quindi non è l'Atalanta schiacciasassi che conosciamo. Però la Salernitana ha preso 11 gol in 3 partite ed è una partita palesemente a senso unico, o almeno sembra essere così, quindi secondo me della Salernitana è bene evitare in blocco tutti, tutti, anche quelli tecnicamente migliori come potrebbero essere Gagliolo, Kshrida, Ribéry, Simi, io eviterei tutti sinceramente, poi fate voi. Dell'Atalanta di conseguenza si possono mettere praticamente tutti, e come per l'Inter non è che segneranno tutti, però tutti hanno la possibilità di segnare, perché contro una squadra che, ripeto, ha preso 11 gol in 3 partite, l'Atalanta può farne tranquillamente 3 o 4. E quindi può segnare chiunque. Quindi, secondo me, sono tutti schierabili. C'è da stare soltanto attenti a chi può giocare e chi invece parte dalla panchina. Io ipotizzo un Lovato titolare. Secondo me, Lovato potrebbe giocare titolare. Musso è assolutamente un top di giornata perché è difficile che prenda gol. Secondo me, gli esterni sono tutti forti: Zappacosta, Maele, Gosens. Chi giocherà può fare benissimo. Centrocampisti di inserimento, Pasalic, Pessina, Malinowski, Frore, sono tutti giocatori che sono da mettere assolutamente. Zapata, sono tutti giocatori che possono portarvi il bonus. Quindi dell'Atalanta secondo me si può mettere praticamente qualsiasi giocatore. Se volete una mezza scommessa, secondo me potrebbe giocare Koop Meiners. Non vi dico titolare, ma potrebbe giocare perché comunque Gasperini quando sottovaluta l'avversario, che non è una cosa, cioè, è sempre cosa brutta sottovalutare l'avversario, ma quando giochi contro la Salernitana ci sta che te nel primo tempo tu schieri due o tre giocatori non abituati a giocare, quindi appunto potrebbe giocare anche addirittura, appunto, ho detto un Lovato, potrebbe giocare Koop Meiners. Poi se la partita non va bene nel secondo tempo butti giù i carichi, no? E quindi i carichi pesanti, quindi potrebbero giocare questi giocatori. Magari se avete un Koop Meiners potete provare a metterlo, però dell'Atalanta, secondo me, con riserva, ma si possono mettere praticamente tutti. Ultima partita che vi vado ad analizzare velocemente in questo video è Empoli-Sampdoria, cioè il lunch match della domenica. E è una partita equilibrata, secondo me, non vedo una squadra favorita sull'altra. E secondo me è una partita anche un po' bloccata, cioè non credo sarà una partita aperta con tante occasioni da gol e situazioni di questo tipo. Quindi, secondo me, in questo caso i giocatori difensivi portieri sono buoni. Audero e Vicario, secondo me, sono due ottimi portieri per questa giornata. Si può mettere Stojanovic, se lo avete. Si può mettere, io penso, Ismaili, anche se viene da una brutta prestazione, secondo me si può mettere. A centrocampo, Bandinelli e Bairami sono schierabilissimi. Ricci evitatelo perché Ricci secondo me veramente non è un giocatore da fantacalcio. Anche Haas, Henderson, Zurkowski lascerei perdere. Davanti Mancuso meglio di Cutrone, però non vi so dire, cioè non mi convince nessuno dei due in questa giornata, come non mi convincono i due centravanti della Samp, cioè Caputo e Quagliarella non mi convincono. Però solito discorso, insomma, che facevo prima con Calhanoglu contro il Bologna: se avete Caputo o Quagliarella non lo mettete contro l'Empoli, che cazzo l'avete preso a fare? Quindi capisco che lo mettiate, però secondo me ci sono scelte migliori in questa giornata. E della Samp secondo me si può schierare i due esterni difensivi, Berezinski e Augello, che hanno fatto benissimo contro l'Inter, sono in forma, secondo me si possono mettere entrambi.
E si può mettere Torsby che vi può portare il classico 6,5, però attenzione che potrebbe addirittura fare gol perché è un giocatore forte nel gioco aereo e invece l'Empoli sulle palle alte non è fortissimo, quindi Torsby così come Colley potrebbero fare un gol sul calcio piazzato. Candreva è da mettere assolutamente perché la fascia sinistra dell'Empoli è pericolante e Candreva sa sfruttare queste occasioni. Avete preso Damsgaard perché l'europeo di Damsgaard è stato eccitante, perché è un giocatore in crescita, perché adesso gioca a titolare fisso che non c'è più Yankto, lo dovete mettere. Però viene da tre brutte prestazioni, da tre insufficienze. Fate voi. Io quando un giocatore concatena così tante prestazioni negative, sono sempre tendente a tenerlo fuori, a non schierarlo al fantacalcio e aspettare che si sblocchi, perché spesso è una cosa mentale di fiducia. Però uno dice, però poi si sblocca e l'ho tenuto in panchina. La possibilità che Damsgaard si sblocchi contro l'Empoli ovviamente c'è, quindi si può mettere il danese. Dalla panchina c'è poco secondo me da pescare nella Sampdoria. L'unico che potrebbe entrare e fare benino secondo me è Verre. È l'unico, perché non vedo altri giocatori che potrebbero far bene dalla panchina. Bene, ci vediamo alla seconda parte del video dove analizzerò e vi darò i miei consigli sulle altre 5 partite. A dopo, a domani o a mai più. Prossimo video!